Cristo, alleluia, alleluia, gloria al Signore. Grazie Padre, nel nome di Gesù Cristo, Signore, siamo qua riuniti nel tuo nome, Signore, perché la tua parola dice: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono là. Signore, siamo qua riuniti nel tuo nome, Signore, abbiamo bisogno di una fresca unzione, Signore. Ti prego ancora, Signore, per i miei fratelli, per le mie sorelle, Signore, che siamo qua riuniti con mio cugino, con mia mamma, con mia cugina, Signore. Siamo qua riuniti nel tuo nome, Signore. Alleluia, siamo qua a invocare il tuo nome, Signore. Vogliamo una fresca unzione, Signore. Vogliamo, alleluia, ricevere una parola di consolazione, una parola di gioia, Signore, nel nostro cuore, Signore. Nel nome di Gesù, alleluia. Signore, ti prego, bisogno di te. Signore, tocca ancora i cuori, Signore. Signore, fai miracoli, Signore. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo, alleluia. Amande, candela, sica, lama, ita. Alleluia, amen. Gloria a Dio, grazie, Padre. Ti abbiamo, Signore, siamo qua, riuniti nel tuo nome, Signore. Oh, Padre, ancora fai tu nelle nostre vite. Benedici mio cugino Moreno, Signore, nel nome di Gesù. Signore, ancora riempilo di te, Padre, che tu possa fare veramente un servo, Signore. Io ti prego per lui, Signore, che tu veramente possa benedirlo, Signore. Oh, Padre, benedicilo, Signore, tocca il suo cuore, Padre, nel nome di Gesù, alleluia. Signore, tocca, Signore, riempilo, Padre, che la tua presenza, il tuo fuoco, Signore, riempilo, Signore, alleluia. Nel nome di Gesù Cristo, Padre, mai padre, una fresca unzione. Solo che diamo con l'amore di alleluia, alleluia, alleluia. Signore, abbiamo bisogno di te. Che sia benedizione eterna. El Shaddai, grazie Padre, riempi ancora mia cugina. Voglio pregarti per lei, Signore. Signore, nel nome di Gesù, tu conosci, Signore, la sua storia, Signore, tu conosci, Padre, le sue sofferenze, Signore. Io ti chiedo di visitarlo, io ti chiedo, Signore, nel nome di Gesù, Signore, di fare un miracolo, Signore. Perdona i suoi peccati, Padre. Padre, la mia pietà di lei, Signore, nel nome di Gesù Cristo, per la tua presenza, Signore. Scende, Signore, alleluia, scendi, Padre, la tua presenza, la materia, fammi pietà di lei, Signore, ricordati di lei, tocca il suo cuore, Signore, accarezzalo con la tua parola, Signore, con la tua unzione, Signore, caccia via le ogni afflizione, ogni pensiero negativo, quelle bugie del diavolo, Signore, che gli mettono nella sua mente, siano scacciati via, Padre, riempila, Signore, del tuo Santo Spirito, Signore, perdona i suoi peccati, tocca la sua vita, Signore, lascia il segno tanto, Signore. Alleluia, alleluia, grazie, Padre, nel nome di Gesù, siamo qua riuniti nel tuo nome. Alleluia, gloria al Signore, amen. Grazie, Padre, grazie, Signore. Alleluia, alleluia, grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, alleluia. Amen, gloria a Dio, cari, nel Signore. Amen, gloria a Dio, amen. Gloria a Dio, siamo qua riuniti nel nome del Signore, cari fratelli e care sorelle. Amen. Con la mia famiglia, gloria a Dio. Sono disposti, hanno un cuore aperto. Amen, preghiamo per loro. Cari nel Signore, gloria a Dio. Benedetto il Signore. Abba, scende, Kibia. Fratelli e sorelle, la presenza del Signore è qua. Alleluia, sì. La presenza di Gesù Cristo è qua, cari fratelli, perché la sentiamo. Alleluia, sentiamo il suo calore. Oh, alleluia, sentiamo la sua unzione, cari fratelli. La presenza del Signore è ovunque. Amen. La presenza del Signore non si trova solo al culto. La presenza del Signore non si trova solo, alleluia, nei quattro muri. La presenza del Signore si trova ovunque, alleluia. Amen. Dove sono due o tre riuniti nel nome del Signore, là c'è la presenza di Dio. E cari fratelli, io dico che qua c'è la presenza di Dio. Alleluia. Alleluia. Anche se siamo due o tre.
Non importa, alleluia, se siamo due o tre, ma qua c'è la presenza di Dio. Qua sentiamo l'amore, la consolazione di Dio, la pace di Dio. Alleluia, cari nel Signore. Amen. L'importante questo, amen, che l'amore di Dio rimane nei nostri cuori. Amen. Che l'amore di Dio aumenta ogni giorno nei nostri cuori. Alleluia, perché la Bibbia dice, il Signore dice nella sua parola, chi mi cerca mi trova. Amen. E noi vogliamo ogni giorno cercare il Signore. Vogliamo ogni giorno cercare il Signore per il bene delle nostre anime, cari. Amen. Gloria al Signore, perché la Bibbia, cari, dice cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete, alleluia. Io non so cosa hai chiesto al Signore, amen. Io non so cosa tu hai chiesto al Signore, caro fratello, ma il Signore ti dice, ascolta, amen. Il Signore ti sta dicendo anche a voi, gloria a Dio, amen. Alleluia, da parte del Signore, alleluia. Il Signore ti dice aspettami, io non tarderò. Ma continua a confidare in me. Alleluia. Il Signore ti sta dicendo, alleluia, io non tarderò, ma aspettami, vedrai il miracolo. Aspettami perché vedrai la benedizione. Aspettami perché vedrai il miracolo scendere dal cielo. Alleluia. Perché tu hai confidato in me, ti dice il Signore. Perché tu hai avuto fede in me, ti dice il Signore. E i tuoi problemi scompariranno. Alleluia, le tue afflizioni scompariranno, la tua afflizione va via, ma aspettami, ti dice il Signore. Amen. Il Signore ti sta dicendo aspettami, vedrai la mia gloria. Il Signore ti dice credi, credi e vedrai la mia gloria. Alleluia, cari fratelli. Quanto di voi dicono amen? Sei d'accordo a questo messaggio? Amen. Vuoi vedere la gloria del Signore, caro fratello? Amen. Cari parenti, vogliamo vedere la gloria del Signore, dobbiamo aspettare il Signore. Amen. Amen. Perché la Bibbia, Signore, dice, i Salmi 91 è scritto, 1000 anni col Signore è un giorno. 1000 anni col Signore, cari fratelli, è un giorno. Quindi noi dobbiamo aspettare i tempi del Signore. Amen. Amen. Io non so cosa tu hai chiesto al Signore. Amen. Io non so cosa tu hai chiesto al Signore. Amen. Ma aspettalo, io ti dico, io mi sento di dirti nello spirito, alleluia, il Signore ti dice aspettami, alleluia, alleluia. Il Signore ti dice aspettami, amen. Amen. Gloria al Signore, cari, nel Signore voglio lasciarvi un messaggio ancora, amen. Vogliamo aprire le nostre Bibbie, gloria a Dio, alleluia, amen. A Dio tutta la gloria, amen. Vi saluto qua, siamo riuniti nel nome del Signore. Amen, alleluia. Amen. Amen. Gloria a Dio con mia cugina, gloria al Signore. Siamo qua, riuniti nel nome del Signore. Amen. Questa è la vera chiesa del Signore, amen. Il Signore mi ha dato questo messaggio, cari. Amen. Il Signore mi ha dato questo messaggio per ognuno di voi, amen. Anche qua per voi, il Signore vi sta parlando anche a voi, amen. Gloria a Dio. Apriamo i nostri cuori perché siamo qua alla presenza di Dio. Alleluia. La luce di Gesù Cristo è qua. Oh, alleluia. La luce, alleluia, del Signore, la presenza del Signore è qua. Il Signore, questo giorno, sta visitando il tuo cuore. Il Signore ti sta dicendo solo: abbi fede, abbi fede, alleluia. Il Signore ti sta dicendo solo abbi fede. Amen. Tu vedrai miracoli se crederai. Tu, amen, vedrai la potenza di Dio. Tu vedrai che quelle catene si rompono. Alleluia. Tu vedrai che quella porta si aprirà. Ma tu devi aspettare, dice il Signore. Amen. Alleluia. 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 Gloria al Signore. Vogliamo aprire, gloria, le nostre Bibbie, cari, nel Signore. Amen. Gloria a Dio. Che perfetto. Benedetto il Signore. Salmi 91, cari, Salmi 91, Salmi, amen, 91. Sì, leggiamo dal versetto 15, amen. Gloria a Dio, grazie Padre per la tua parola, nel nome di Gesù. Così dice la parola del Signore, cari, egli mi invocherà,
e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti dell'avversità. Io lo libererò, dice il Signore. Amen. Amen. Lo glorifico, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Amen. 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 Gloria al Signore, alleluia. Cari. Gli farò vedere la mia salvezza. Quanti di voi vogliono vedere la salvezza del Signore? Amen. Amen. Vuoi vedere Amen. La salvezza del Signore? Sì. Amen. Ma devi ubbidire al Signore. Amen. Tu devi ubbidire al Signore. Cari, questo vale per ognuno di noi, eh? Come sto parlando qua in diretta, sto parlando anche a loro. Amen. Amen. Dobbiamo ubbidire al Signore per vedere la potenza di Gesù Cristo nella nostra vita, per vedere, alleluia, la glorificazione del Signore nella nostra vita. Cari fratelli, dobbiamo ubbidire a Cristo. Tu sei disposto a ubbidire al Signore? Tu vuoi ubbidire al Signore come è scritto nella Bibbia? Non ubbidire al Signore come vuoi tu. Non ubbidire al Signore come ti piace a te. No, caro, ti sbagli nell'amore del Signore. Gloria a Dio. Tu non puoi ubbidire al Signore come piace alla tua carne. Tu non puoi ubbidire al Signore e dice, sì, io vado a rubare, ma quello non lo faccio, no. Amen. Tu ti devi pentire. Amen. Gloria, tu ti devi pentire. Se tu devi ubbidire a Cristo, devi ubbidirlo. Amen. Alleluia. In tutto Alleluia. Ciò che Lui ti comanda. Amen. Amen. Tu Amen. Non puoi dire, Signore, io ti ubbidisco. E poi il giorno dopo vai a rubare, il giorno dopo vai a fare cose che non piace al Signore. E la Bibbia dice, è per questo che viene l'ira di Dio, è per questo che vengono le maledizioni, per questo non c'è tanta miseria nel mondo, c'è tante male nel mondo, perché l'essere umano non ubbidisce a Dio, cari. Amen. L'essere umano non ubbidisce a Dio, per questo che c'è tanta miseria nel mondo, padre Abascea. Amen. La Bibbia dice, io lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Gli farò vedere la mia salvezza. Il Signore vuole farti vedere la salvezza. Sei tu che devi ubbidire. Sei tu che devi ubbidire. Il Signore ti vuole far vedere la salvezza. Il Signore ti vuole far vedere quelle catene come si spezzano. Amen. Quella Amen. Porta come si apre. Ma tu devi ubbidire al Signore, alleluia. Alleluia. Tu devi ubbidire Amen. A Cristo. Tu devi lasciare Amen. Quelle statue. Tu devi lasciare quelle, alleluia, immagini che dicono quella è Gesù. Adora quella immagine. Prega quell'immagine, vedrai come si apre quella porta. Tu ti sbagli, caro cattolico, ti sbagli. Tu sei nell'errore. Amen. Oh, alleluia. Tu devi adorare Amen. Dio in spirito e in verità come stiamo facendo adesso. Alleluia. Devi alzare le mani, grazie Signore, io ti amo Gesù. Tu puoi acclamarlo, puoi lodarlo così. Tu non hai bisogno di una statua. La statua ha bocca ma non parla, ha orecchie ma non sente, ha occhi ma non vede, dice la Bibbia. Come tu puoi pregare una statua? Questo è peccato davanti a Dio. Tu non puoi adorare il cosiddetto Padre Pio, tu non puoi adorare il cosiddetto Papa Francesco, tu devi adorare Dio per vedere la salvezza. Amen. Oh, alleluia. Amen. Alleluia. Tu devi adorare Cristo che morì alla croce. Amen. Tu devi Amen. Adorare Amen. Il Dio dell'universo, il Dio del cielo, non adorare quei falsi cristi, quei falsi Gesù, non adorare quell'immagine che non sono da Dio. La Bibbia dice che dietro ci sono i demoni. Amen. Che dietro Amen. Si nascondano i demoni, il male. Se tu vuoi vedere la salvezza di Dio, tu devi convertirti al Vangelo, al vero Vangelo che ci insegna ad adorare Dio in spirito e in verità, non a una statua. Amen. 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 Alleluia. Gloria al Signore. La Bibbia dice, egli mi invocherà, cioè tu lo invochi al Signore e lui ti risponderà. Dice la Bibbia qua, egli mi invocherà, cioè egli, lui mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nell'avversità, lo libererò, dice il Signore. Amen. 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 Alleluia. Amen. Vuoi Amen. Vedere la potenza di Dio? Prega Alleluia. Il vero Gesù, prega il Dio del cielo. Alzimi la mano al cielo. Digli Gesù, io mi pento del mio passato. Digli Gesù, io
Mi pento dei miei peccati. Signore, io voglio che tu tocchi il mio cuore. Signore, io voglio che tu ti dimostri nella mia vita. Ma mi parlano di te. Signore, mostrati chi sei. Signore, fatti conoscere nella mia vita. Vedrai come il Signore si manifesterà a te. Caro che mi ascolti, questo è il messaggio per ognuno di noi. Grazie Padre. Amen. Questo è il messaggio per ognuno di noi. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Benedetto in eterno. Amen. Amen. Pace. Amen. Alleluia. Pace. Alleluia. Amen. Alleluia.